Frigis, Brigis! Non ha reno cotò de Kim! Zawardo! Fermo lì, che diavolo, mo hai rotto le palle, stai sempre a muovete, oh! Bentrovati miei cari amici, miei cari polletti, voi che siete la mia vita, voi che proprio mi eccito soltanto nel leggere i vostri commenti, beh, è per voi che faccio questi video, ed oggi ne porto un altro, sempre di cazzeggio, diciamo, sempre random su Zelda. Oggi faremo un'altra cosa, non so se avete visto il video scorso, innanzitutto mi ho scordato di dire che io sono Electric, non so se avete visto il video scorso del random di Zelda in cui abbiamo sconfitto quella creatura dal nome impronunciabile in mezzo al deserto, con questo spadone qua, che è di attacco 100 addirittura, uno spadone micidiale che più che uno spadone pare una mazza, ok? Infatti è una mazza, però è classificato come spadone. Adesso voglio andare a farvi vedere, a chi interessa o a chi meno, dove si prende questo spadone, perché è una bella impresa, perché c'è una bestia rara e non è facile da ammazzare, è un Lynel, l'abbiamo visto in video scorso di cazzeggio, ma questo è di livello OP ben superiore a quello che abbiamo sfidato in passato, ed è proprio lì che stiamo andando. In effetti, ora che ci penso, questa armatura qua, nonostante sia bellissima, perché quella del Link originario dei Zelda scorsi, non è la più adatta da utilizzare. Perché direte voi? Perché non è potenziata al massimo, quindi usarla contro quella bestia rara, tu muori, lupo del cavolo, non è proprio un'idea fantastica. Quindi iniziamo con l'equipaggiarci con la migliore armatura che abbiamo dal punto di vista difensivo, perché qua penso che conti più la difesa che l'attacco. Quindi la tunica del campione è quella che ho più potenziato fino adesso. Sulla testa metteremo gli orecchini in ambra, che aumentano fino a 18, che non è poco, perché come potete vedere questi orecchini hanno la stessa difesa di un elmo di Ilia, quindi meglio gli orecchini, che sono più belli da vedere. Per i pantaloni invece, niente pantaloni, pantaloncini da barbaro per avere un bonus in attacco. No, allora metteremo, penso, i gambali di Ilia per portarlo fino a 58 la difesa. Non è bellissimo da vedere come abbinamento. Metteremo i pantaloni classici, così almeno esteticamente carino da vedere. Sarebbe stato intelligente, come al solito, prepararsi qualcosa da mangiare di utile, ma non ci ho pensato e non vorrei che qui su facesse freddo. Però sì, fa freddo, ma io ho la difesa al freddo, quindi non posso aumentare la mia difesa fisica. Questa non è una cosa bella, perché ogni volta che ti mangi un pasto... delle fragole! Yay! Ogni volta che ti mangi un pasto con un bonus, beh, ti sostituisce quello precedente. E questa non è una cosa piacevole. Non lo è affatto. Soprattutto perché adesso, per configgere quello lì, sai cosa significa? Che uno non può mangiarsi qualcosa che ti aumenta l'attacco o la difesa, perché sennò te muori di freddo. Quindi sono scelte da fare. Guarda quel drago lì! Io devo prendere le scaglie del suo corpo per potenziare ancora la tunica del campione. Non è facile, lo prenderò un giorno, o possiamo fare un video anche su quello, su come prendere le scaglie dai corni dei draghi per potenziare la tunica del campione, ovvero questa maglietta azzurrina del nuovo Zelda Breath of the Wild, che ormai non è più così nuovo perché sembra che nessun altro ci stia più giocando online. Io sì, perché questo gioco mi fa impazzire ancora, e forse, e non l'ho ancora finito, tanto per dire. Oh wow, scusate, ma perché non mi sono teletrasportato direttamente? Sto facendo i chilometri, teletrasporto in corso, siamo qui e stiamo di nuovo patendo il freddo, quindi mangiamoci subito qualcosa che non ce lo faccia patire, non ci faccia soffrire così tanto di freddo. Ah, questo c'è a 18 minuti, 13, 12. Io direi che 13 minuti dovrebbero bastare, speriamo, per battere questa bestia rara. Innanzitutto, dove sta? Qui di fronte a noi. Ok, devo soltanto salire fin su in cima. Piano piano ci arriviamo in cima, non vi preoccupate, che tanto io per voi taglio tutto il video, così voi non vedete tutta la gran scalata. Oh, dei funghi! Ma c'è anche un orsetto! Potremmo andare a combattere in groppa all'orso. Mamma mia, bellissima idea. No, in realtà è stupidissima idea. Ma sapete come sono fatto, no? È meglio fare le cose con classe, e quindi ho messo un attimo l'equipaggiamento che mi dà furtività al massimo per avvicinarmi all'orsetto con massima furtività. Mi sa che se mi avvicino anche così non se ne accorge, vero? Oh, invece si è accorto. Preso! Calmo. Bene, ce l'ho. C'ho il mio orsetto. Adesso mi riequipaggio tutte le cose di prima e andiamo a combattere. Pronto? Andiamo a combattere, non a comandare. Hai capito? Sprona, muoviti orso, muoviti, dobbiamo andare a combattere, mica a contare i polli. Bravo, così mi piace. Adesso quello si metterà a ridere come minimo. Quanto è luminoso qui, non vedo niente. Io non vedo nessuno qui, non è che l'ho ammazzato per sbaglio. No, stai buono orso, stai buono. Io volevo fare un video che ammazzavo qualcuno, invece sto ancora qui sopra un orso stupido orso. Ma che diavolo, quest'orso, mo l'ammazzo.
Aia, via. Dove vai? Torso maledetto, guarda, pam, bravo, sei andato addosso alla bomba, te ne sei accorto? Per caso? Per puro caso? Guarda un po', che ti tiro, pam, ti ho preso, eh? Zozzo maledetto, ah, c'ho ancora le frecce di ghiaccio, pagliaccio di ghiaccio, bravo, dove è andato? Dove vai? Corre di là, bravo, pam, bravo ragazzo. Sarà che questo orso nero è più difficile da ammazzare, perché mi è sembrato che sia voluto molto più tempo del dovuto. Infatti droppa il salmone. L'ho ammazzato anche due lupi nel frattempo. Wow, guarda quanta carne, quanta ciccia. Sto iniziando a pensare che la creatura stesse qua, o dovrebbe stare qui, ma probabilmente o l'ho ammazzata o sta qui di fronte, dove ho lasciato un altro timbro. Ma inizio a pensare che qui non ci sia nessuno. Che figuraccia, Polletti, è la seconda volta, vero? Intanto dei lupi li ammazzo a gratis, così mi prendo un po' di carne. Via! Eh no, qui non c'è niente. Però so dove ritrovarli. So dove trovarli, si trovano anche qua su in colonia. Vedete che li ho timbrati? Mi sembra che da qui posso planare fino a qua. Proviamo. Teletrasporto ora! No, mi sono teletrasportato in un labirinto per sbaglio. Per sbaglio, per puro sbaglio. Quindi adesso devo equipaggiare molto velocemente tutta la faccenda per scalare veloce, che è questa. Così posso arrivare subito fin su in cima. Pam 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 pam. Forse ci sarei riuscito anche senza cambiare gli abiti, che con questi il costo del salto e la velocità di scalata sono aumentati. Cioè il costo del salto è diminuito, il costo della stamina. Comunque va bene, lasciatemi perdere, per carità. Io voglio andare a caccia di quel Lynel. Ah, mettiamo innanzitutto un timbro qui, di questi qua luminosi, che almeno mi appaiono anche sulla mappa, visto? Così più facili da vedere. Acceleriamo per voi, perché sennò qui ci siamo altri 7 minuti. Ok, sembrerebbe non solo che io ce la stia facendo, ma eccolo lì sotto Lynel. Eccolo lì, bianco. Dovrebbe avere un sacco di HP. Adesso potremo vederlo man mano che ci avviciniamo, che ci abbassiamo. 5000! Te rendi conto? Quindi, allora, quali sono le frecce che possono fargli più male? Quelle di fuoco. Quelle di fuoco ce ne ho 140, quindi useremo quelle soltanto per... non sprecare troppa roba. Ok, ho finito la stamina. No, prima l'esplosione. Prima prova l'esplosione, ragazzo. Vediamo un po' che altro ha in mente di fare. Di solito da la carica. Pam! Oh, con questo spadone tolgo davvero un bordello, signori. Infatti si sta per rompere, il che è un peccato. Oh, oh. Wow, il contrattacco. Giù. Oh, non ho mai... cioè, non l'ho mai beccato questo... questo contrattacco, devo dire. Allora, che arma posso utilizzare per fargli molto male? Proprio molto. Un altro spadone, ma non potente come quell'altro, che è quello che abbiamo preso con l'ultimo video. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua, baby. You wanna come? You wanna fight? Oh, anche questo è difficile da beccare il tempismo. Però sembra che io ce l'abbia fatta. Davvero, sono davvero senza parole. Sono davvero un bravo giocatore, incredibile. Stai fermo lì, fermo lì, che io l'ho visto che voleva saltare. L'ho visto che voleva saltare. Oh, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Oh, wow, non ho beccato il tempo questa volta. Vediamo se lo ribecco adesso con questo. Wop. No, non l'ho beccato. Quindi lo rifermiamo. Adesso facciamo un attacco bello caricato. Adesso che è mezzo intontito, cerchiamo di togliergli il più possibile. E non sono riuscito a togliergli più di tanto. Solo 2000 fino adesso. Wow, ho beccato di nuovo. Solo 2000 gli ho tolto fino adesso. Saranno già 2 minuti di combattimento che siamo qui. 2 minuti, quindi 1000 al minuto. Oh, 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 bicis. Attenzione, eh. Oh, 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 questo mi sarà molto utile, quello che sta per fare. Adesso vi spiego perché. Perché se lui dà fuoco al tutto qua... ah, no. No, non prende fuoco perché sta piovendo. Ah, che peccato. Di solito quando dà fuoco cioè all'erba in generale, a molta, molta erba, si creano delle correnti ascensionali che mi permettono di volare in alto e quindi di contrattaccare subito con le frecce. Vieni qua. Wop. Wow, bicis, stai calmo. Che devi fare? Oh, un colpetto in faccia, che dici? Anch'io posso sparare fuoco, eh? Cioè, con le frecce, non dalla bocca. Aia, ancora non mi ha mai colpito in modo diretto, però. Il che è un bene, perché il fuoco non toglie tantissimo quando ti colpisce col fuoco, ma quando ti colpisce fisicamente, beh, credimi che è un bel problema. Aio, avete visto? Avete visto? Meno male che ho la difesa molto più alta del solito, grazie a tutto questo equipaggiamento che ho addosso. Sennò una volta non sarebbe stato così. Aio, bicis, frigis, brigis.
fermo lì, che diavolo, mo hai rotto le palle, stai sempre a muovete, oh. Fatti colpire un pochino, mica tanto, giusto un po'. Fai mangiare qualcosa, fai mangiare che co, de buono qua. Adesso voglio un attimo provare a vedere cosa succede se aumento il mio attacco al massimo di 3 tacche. Abbiamo l'attacco aumentato di 3 tacche. Vediamo se lo aumento anche con l'equipaggiamento, cosa succede. Perché io ho questa potenziata al massimo, il set da barbaro. Ah no, però questo no, vedi? Non si va a sommare, no. Non si va a sommare, come non detto, dobbiamo rimanere identici. Ci abbiamo però 3 tacche di attacco in più. Che devi fare? Che devi fare? Wow! You will never win because you are alone. Wow! Se non avevo ninfa mi aveva ammazzato. Ma che stiamo scherzando, signor? Oh signor, stai fermo lì, che stiamo scherzando? Oh. Ma che diamene? Che diamene? Che sta scherzando? Che devi fare? Vieni qua. Come tu papa. Quell'esplosione è micidiale, signori. Eccolo qua sul faccino. Ti è piaciuto? Sul faccino? Ping, ping, ping. Ah, aspetta, ma giusto sta piovendo. Perché non ci ho pensato a passare alle frecce elettriche? Perché sono un pollo, ecco perché. Se usavo le frecce elettriche fin dall'inizio, sarebbe stato tutto più fattibile. Quindi, stai fermo lì. Oh, wow, oh, la schivata in tempo nonostante avessi sparato una freccia elettrica e stavo pensando a tutt'altro piuttosto che a schivare. Quindi sono un ragazzo bravo. Mamma mi diceva sempre che ero bravo in questi giochi. Diceva, continua a giocare, che tu sei bravo. Mi ha preso uguale. Ai ai ai, madre mia, ai ai ai. Che me magno io per stare meglio? Che me magno per stare meglio? Me magno un po' di carne, me magno un po' di carne. Dai, stai calmo lì, che tu spara sempre le cose, invece io ti fermo nel tempo, proprio JoJo style, come direbbe anche Kisuke. Oh, stai fermo. Vuoi un po' di elettricità dal culetto? Vieni qua. Che stai a fa? Ancora quell'esplosione? Basta, fa esplodere le cose, basta. Ah, aia! Un colpo manca, un colpo. Aia! Anche a lui manca un colpo, mi sa, però. Ah, concentrati. Bene, è finita. Schivata precisa, finito il combattimento, the game is over, vince Electric! Boom! E questo Lionel è stato sconfitto, ma è stata una lunghissima battaglia. Non so, guarda la roba, corno topazio, zaffiro, zoccolo, zoccole, mignotte everywhere, frecce elettriche, archi che sparano 3 frecce insieme, falcione bestiale, ma io guarda quanta roba, 40 di attacco per un falcione è tantissimo. Come stavo dicendo, i Lionel bianchi sono i più potenti, però ecco, ci devi perdere quanto? Quando ci siamo stati? 8 minuti, Cristo. Poi taglierò, spero, un po' nel video, perché se no, questo dura 15 minuti di video. Oh, eccolo il drago, che mi serviva pure questo. Questo a che ora esce? Alle 8 di sera. Buono a sapersi, buono a sapersi. Ah, Polletti, io vi saluto. E questo, che volevo dire? Niente, lasciate, per 5, questo spara 5 frecce insieme, ma che stiamo scherzando? Un bel like, più che un bel like. Oh, guarda, mi alza per aria pure. Wow, ma sta venendo qui. No, non si fa, non si fa. Oh, mi sta a colpire, aspetta. No, come faccio a colpirgli le corna? Dai, mandami in alto. Non mi sta mandando in alto. Volevo dire, questo è il vostro caro Electric. Sì, e basta. Adesso quello mi sa che è volato troppo in alto. Cribbio. Alle 8. Scappa alle 8. Me lo devo ricordare. Sì. Ciao, Polletti. Questo è Electric. Bah!